Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la rubrica Il Fatto. Oggi parliamo di politica. Ospite infatti nei nostri studi è il leader della coalizione civica di centrosinistra in consiglio regionale, Giovanni Legnini. Buonasera Legnini, Buonasera a bentornato chi ci nei nostri ascolta. studi. Per fare un po' il punto sull'attività in regione, diciamo a 2 mesi esatti dall'insediamento della nuova giunta e quasi vicini ai primi 100 giorni della legislatura eletta il 10 febbraio. Allora, voi intanto in questi giorni, in queste ore, come gruppi di minoranza di centrosinistra avete inoltrato una richiesta urgente di convocazione di Consiglio regionale perché c'è una partita decisiva per l'Abruzzo che si gioca nel giro di qualche settimana, su cui la Regione è chiamata a battere un colpo. Parliamo della sicurezza del sistema Gran Sasso, è stato chiesto formalmente un commissariamento al governo per appunto venire fuori da un impasse che potrebbe portare alla prossima chiusura addirittura del traforo del Gran Sasso. Legnini, qual è il ruolo che la Regione deve assumere in queste ore e in questi giorni? Noi lo abbiamo detto con molta precisione nel documento allegato alla richiesta di Consiglio regionale straordinario, evidenziando tra le righe che si sta verificando una qualche sottovalutazione di un problema le cui dimensioni sono rilevantissime. Si tratta di salvaguardare la salubrità della risorsa idrica, dell'acqua che serve 700.000 cittadini abruzzesi tra le province dell'Aquila e di Teramo. Si tratta di consentire la prosecuzione in sicurezza di attività scientifiche di rango internazionale, quelle svolte presso i laboratori del Gran Sasso ad opera dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Si tratta di garantire la mobilità dei cittadini e per le imprese. Tutti i valori, tutti interessi pubblici di enorme rilievo. E che cosa è accaduto di fronte all'emergere, a seguito anche delle contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica di Teramo e degli accertamenti svolti in sede tecnica dalla passata giunta regionale che istituì una commissione tecnica apposita per valutare la situazione complessa in quel sito. La regione si posiziona dicendo commissariamo. Commissariamo il tutto perché non abbiamo risorse, perché le competenze sono per una parte importante riferibili a poteri statali e così via. Noi abbiamo detto, innanzitutto occorrono le risorse, in secondo luogo occorre l'elaborazione dei progetti per l'avvio delle opere indispensabili. In terzo luogo, e qui vengo alla domanda, occorre che la Regione non soltanto non si spogli delle proprie competenze, non si allontani, non allontani se stessa e l'esercizio responsabile delle sue funzioni dal problema, ma si faccia carico di coordinare i soggetti locali, i soggetti istituzionali che sono a vario titolo coinvolti in questa delicata vicenda, assuma il potere e il dovere di rappresentanza delle funzioni pubbliche e degli interessi della comunità abruzzese, che è altra cosa dal dire commissaria. Commissario, va bene, ma per eseguire i lavori, per fare le procedure con celerità, per provvedere tempestivamente con le risorse adeguate che non ancora si intravedono. E siamo a zero ad oggi. È inutile che si dica che il Ministero delle Infrastrutture ha manifestato attenzione, interesse, ci mancherebbe altro. È poco manifestare attenzione. Bisogna decidere, stanziare le risorse, avviare gli interventi, perché sono in gioco interessi e valori troppo importanti per la nostra Ma a suo regione. avviso, Strada dei Parchi chiuderà il traforo la settimana prossima, tra qualche giorno. Questo io non lo so e non posso saperlo. So che la concessionaria autostradale ha inoltrato un ricorso al TAR avverso la decisione assunta dalla precedente giunta regionale, all'epoca presieduta dal vicepresidente Giovanni Lolli, che ha fatto un ottimo lavoro su questa materia, portando a compimento l'opera di ricognizione dei problemi, di valutazione delle acquisizioni tecniche e di scelta delle soluzioni progettuali, adottando una delibera il 25 di gennaio.
Con riguardo alla chiusura, alla paventata chiusura del traforo del Gran Sasso, che costituirebbe una iattura per il nostro sistema economico, per i cittadini, per i pendolari, per l'immagine della nostra regione, io penso che la trattativa va fatta con assoluta urgenza, appunto dall'istituzione regionale, dalla regione, con il Ministero delle Infrastrutture. È il Ministero delle Infrastrutture che è soggetto concedente. La concessionaria non può in autonomia decidere la chiusura. Certo, scaricare le responsabilità sulla concessionaria costituirebbe anche un errore di valutazione. Ciò che è certo è che bisogna mettere insieme concedente, concessionarie, regione, per far sì che l'autostrada non chiudi, che il traforo del Gran Sasso non chiuda, che si provveda a individuare gli interventi e le risorse necessarie per poter scongiurare, certo, la chiusura, ma anche profili di rischiosità che sono stati denunciati nelle diverse sedi tecniche che si sono attivate. Non soltanto Toninelli, ma tanti altri ministri del governo giallo-verde in campagna elettorale avevano preso impegni seri e puntuali in campagna elettorale. Questa serietà c'è stata nei primi 60 giorni, per esempio relativamente a questioni che riguardano il rapporto diretto tra questo territorio e le decisioni del governo nazionale, in riferimento a Bussi, per esempio. Guardi, in riferimento alla ricostruzione. Guardi, c'è questa filiera. È fin troppo facile per me sottolineare ciò che per la verità dicemmo già nel corso della campagna elettorale, cioè che tutte quelle promesse, quegli impegni, i cittadini abruzzesi credo lo ricorderanno bene, vi fu questa presenza massiccia, prolungata di quasi tutti i componenti, in particolare dei vertici del governo nazionale. Presenze durante le quali loro presero degli impegni, nessuno di questi si è verificato, non solo nessuno degli impegni assunti è stato mantenuto, si potrebbe dire ma è poco tempo, ma sta accadendo il contrario. La proroga dell'inaccettabile, insostenibile aumento delle tariffe autostradali scadrà a giugno prossimo. Nel frattempo si tratta di trovare un difficilissimo accordo con il Ministero delle Infrastrutture e con la concessionaria per scongiurare quegli aumenti e per portare avanti i lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture autostradali, che è cosa ulteriore e ancor più quantitativamente rilevante rispetto alla necessità di intervenire sul traforo del Gran Sasso. Ebbene, ad oggi nessun fatto è accaduto, anzi si è riscontrato che le risorse che erano state stanziate con legge, 192 milioni di euro, per i primi lavori di messa in sicurezza, non sono per una parte importante, credo di ricordare circa 80 milioni, effettivamente disponibili, e se ne è provveduto a sbloccare solo 30. Bussi, sbloccheremo, abbiamo risolto, abbiamo fatto, è tutto fermo. La ricostruzione, sono stati tagliati 75 milioni di euro, i soldi che noi stanziammo nel 2014 alla conclusione di un lavoro importantissimo che io portai avanti direttamente avendo la delega alla ricostruzione, che mi consentì di ottenere dal governo lo stanziamento di 5,1 miliardi di euro per coprire i 5 anni di prosecuzione delle attività di ricostruzione. Si dice ma 75 milioni non sono una cifra, ma è un segnale molto negativo il fatto che piuttosto che aggiungere stanno terminando quei soldi, si sottraggono le risorse. Inoltre tutte quelle norme che erano state promesse per velocizzare la ricostruzione dell'ultimo sisma, quello del centro Italia, che purtroppo ha subito rallentamenti non più sostenibili, e anche per accelerare in particolare la ricostruzione pubblica nelle aree del cratere del 2009, quelle norme, quegli interventi sono risultati limitatissimi. E quindi sostanzialmente si è data una risposta largamente insufficiente. Mi auguro che in sede parlamentare, appena avviato l'iter di conversione del decreto che contiene quelle norme, si possa rafforzarle. Su questo devo dire che il Presidente della Regione,
pur assente su molti temi, ha convocato tempestivamente il tavolo della ricostruzione che era stato in precedenza istituito per vagliare le proposte che, di cui i parlamentari di maggioranza e di opposizione dovranno farsi carico. Io so che per esempio l'onorevole Stefania Pezzopane sta già predisponendo, se non ha già depositato, le proposte emendative che saranno necessarie. C'è anche il problema sul tiraggio della ricostruzione del 2009, i cui fondi scadono quando? Ma guardi, la previsione, non vi è una scadenza normativamente determinata, ma all'epoca quando con il governo Renzi si provvide a quello stanziamento di risorse così importanti per dare continuità alle attività di ricostruzione, si prevedeva il tiraggio di 1 miliardo di euro all'anno circa e quindi la capacità di copertura di un quinquennio attività. Quel quinquennio scade l'anno prossimo e poi saranno problemi seri, perché tutti sappiamo che l'attenzione e l'interesse della politica nazionale sul tema della ricostruzione è andata attenuandosi, come dimostrato dal fatto che si tagliano le risorse, e sappiamo delle difficoltà finanziarie nelle quali si, certo, si dimena il nostro paese. Quindi questa è la ragione per la quale io dissi già nella seduta dedicata alla commemorazione delle vittime, alla ricorrenza del decennale del terremoto, in Consiglio regionale dissi che bisogna adesso impostare un lavoro di negoziazione forte, fortissima con il governo, perché noi l'anno prossimo non avremo completato la ricostruzione, che in alcuni centri, quelli piccoli in particolare, è iniziata da poco, si trova in una fase di avanzamento non molto elevato, che all'Aquila per fortuna è in una fase di avanzamento più elevato, ma che andrà necessariamente completata. La nostra generazione, queste classi dirigenti di tutti gli schieramenti misureranno la loro credibilità, al cospetto del giudizio della storia, sulla capacità di completare una ricostruzione sicura, di far ripartire l'economia e la vita in quei luoghi. Ecco, un'ultima domanda più politica, abbiamo appunto parlato di questa prima fase di attività della maggioranza e della giunta regionale, appunto con questa fase, diciamo tra virgolette, di apprendistato da parte del presidente Marsilio, ma l'opposizione, il centrosinistra, il campo largo in qualche modo, che si prepara peraltro anche alle prossime sfide elettorali tra qualche settimana sul fronte sia delle europee che delle amministrative in importanti città, che stato di salute ha Legnini? Ma noi abbiamo appena iniziato un percorso di cambiamento, di rafforzamento, di nuovo radicamento, di nuova sintonia con le aspettative e le sensibilità dei cittadini, al cospetto anche di una crisi evidente dell'esperienza di governo nazionale. Adesso c'è questa tornata delle amministrative e c'è la tornata delle elezioni europee. Io vedo, quanto alle europee, vedo che il Partito Democratico è riuscito a formare liste aperte, una lista composita, quella che è stata predisposta e sottoposta al giudizio degli elettori. Per esempio nella nostra circoscrizione io saluto con favore la candidatura di Franco Roberti quale capolista, insieme a tutti gli altri candidati, che è stato procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Io con lui ho condiviso un pezzo di lavoro al servizio del sistema giudiziario italiano per 3 anni e mezzo, quindi ne conosco la passione, il valore, la dedizione. Ripeto, insieme al valore degli altri candidati, così come costituisce un fatto indubitabilmente positivo per il centrosinistra la presentazione della lista di Più Europa e di Italia in Comune. Per le amministrative non dappertutto, anzi raramente, si è riuscita a comporre una coalizione larga. Io mi auguro che i cittadini elettori attribuiscano comunque il consenso ai candidati espressione del centrosinistra
e che si possa segnare un avanzamento importante e possibilmente vittorie nelle città e nei paesi molti dove si va al rinnovo. Bisogna avere lungimiranza, perseveranza, anche un po' di pazienza, perché la bolla propagandistica, populistica, sovranista è destinata a sgonfiarsi e noi dobbiamo costruire l'alternativa. Questo è il lavoro che ci attende anche in Consiglio regionale, ma non solo in Consiglio regionale. Bene, grazie Giovanni Legnini, grazie ai nostri telespettatori. Il Fatto torna alla stessa ora domani sera. Arrivederci.